Tutto per il Signore è il titolo di questa meditazione che trae origine dalla parte centrale di questi primi 12 versetti del capitolo 14 della lettera ai Romani, dove San Paolo, come il culmine della riflessione che sottopone la nostra attenzione questa sera, dice: nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, e se noi moriamo, moriamo per il Signore. Ecco, a prescindere anche da tutto quello che circonda questa affermazione centrale di questo brano, questo sarebbe sufficiente per fare una meditazione assai più lunga, ecco, dei 10 minuti circa che generalmente spendiamo per meditare un po' il brano biblico davanti a Gesù Eucaristia, perché qui c'è tutto. In altri posti, in altri punti delle sue lettere, San Paolo dice: cosa è meglio, vivere o morire per un figlio di Dio? Ma dipende quello che Dio vuole. Se vivere significa fare tante cose belle e buone per il Signore, giovare e fare del bene alla salvezza delle anime, riempire di opere buone la nostra esistenza, possiamo pure campare 100 anni. Se questo, se non abbiamo più nulla da fare per il Signore, se il Signore non ha altro da chiederci, se non ci sono altre cose importanti da fare sul pianeta Terra, è molto meglio partire. Tutto qui. L'importante non è se si vive o se si muore, ma è perché e per chi si vive o si muore. Se questo è fatto per il Signore, nel nome del Signore, non è poi così importante. Queste riflessioni cadono nel tempo di Avvento, cadono durante la Novena dell'Immacolata, cadono anche nei tempi che stiamo vivendo. Allora, vediamo un po' il contesto in cui San Paolo le colloca. Contesto che è molto importante, più di quanto si pensi. Il discorso che qui fa San Paolo è molto semplice. Qui parla di chi mangia, di chi non mangia, di chi mangia solo legumi, di chi invece pensa che si possa mangiare tutto. Qual è il punto? Allora, fin dai tempi apostolici c'erano alcune persone, per esempio, che avevano fatto la scelta condivisa in alcuni, per esempio, istituti religiosi. Pensiamo alle Carmelitane Scalze di Santa Teresa, che tuttora oggi, con le distrette osservanze, fanno questa cosa: non mangiano mai la carne come segno di penitenza, come offerta a Dio. Quando San Paolo dice mangia solo legumi, altri figli di Dio, forti della parola di Gesù nel Vangelo, che ha dichiarato lecito tutti gli alimenti, mangiano tutto. Magari fanno dei digiuni al momento opportuno, ma non sentono di fare questa cosa. Allora, che cosa sta dicendo San Paolo? Che ci sono degli ambiti della vita cristiana dove non ci sono delle leggi tassative e categoriche, ma una coscienza si orienta secondo quello che percepisce essere la volontà di Dio, essere in quel momento la cosa che Dio le chiede. E questo deve farlo con molta semplicità. Chi fa meno non deve giudicare e ritenere, come dire, invasato o eccessivo chi fa di più. E chi fa di più non deve ritenere spregevole chi fa di meno. Ecco quello che dice San Paolo. Colui che mangia non disprezzi chi non mangia. E colui che non mangia non giudichi chi mangia. E dice: guarda, stai attento, Dio ha accolto anche lui. Chi sei tu che ti metti a guardare, a giudicare un servo che non è tuo? Allora, noi dobbiamo fare attenzione sempre a cercare di fare quello che Dio mi fa capire essere la sua volontà ed essere giusto a me nel momento presente. Quello che fanno gli altri non è affare nostro.
Perché il compito di giudicare quello che fa un altro spetta al Signore. Tutti sono servi di Dio, ma nessuno è servo nostro. E non essendo servo nostro, cosa mi devo mettere a giudicarlo? San Paolo prosegue: stia in piedi o cada, questo riguarda il suo padrone, non riguarda te. Forse dovrebbe fare una cosa più santa e invece sto facendo una cosa meno santa. Forse, forse. Ma questo lo giudicherà il nostro Signore. Non spetta a noi giudicare un nostro fratello. Nelle cose, certamente, che non sono sotto oggetto di peccato in senso stretto. E qui San Paolo dice una cosa molto importante. Questo ce lo dobbiamo fare proprio un bel quadretto. Ciascuno però cerchi di approfondire le proprie convinzioni personali. Non si stia a impicciare, a occupare di quello che pensano gli altri e di quello che fanno gli altri. Approfondisca le proprie. Qui il greco è bellissimo, adesso non è il caso in questa serie, in questa sede, ma proprio quello che dice è: ciascuno stia attento a dare fine, senso profondo a quello che nel proprio intelletto sceglie di fare. È bellissima questa frase. Tu sei sicuro, io sono sicuro che tutto quello che sto facendo ci ho fatto discernimento. Lo faccio per convinzione mia, personale e motivata. Non perché lo fanno tutti, non per compiacere il prossimo, non per interesse personale, non per piacere personale, ma perché io sono convinto che quella certa cosa è giusta e ho deciso in coscienza che è giusto, dopo averci pregato, dopo averla valutata attentamente davanti a Dio, nella preghiera, nel silenzio. Ciascuno cerchi di approfondire le proprie convinzioni personali senza imporle al prossimo e senza giudicare quelle del prossimo, ma quello che noi facciamo dobbiamo essere convinti profondamente, e se lo siamo, pronti a difenderlo. Noi non cambiamo idea da un momento all'altro perché qualcuno c'ha qualcosa da ridire. No, io cambio idea se maturo interiormente che forse mi ero sbagliato e che magari quello che Dio vuole e pensa è un'altra cosa. Allora la cambio subito idea. Ma chi ha approfondito le proprie convinzioni personali è solido. Ecco perché qui San Paolo dice: chi si preoccupa dei giorni lo fa per il Signore. Chi mangia di tutto mangia per il Signore. Mangio di tutto e ogni cosa che mangio ringrazio Dio e mi prendo tutti quanti ti amo che ho messo nel mangiare, dal momento che rende grazie a Dio. Chi non mangia di tutto, faccio un sacrificio, faccio un digiuno, faccio un'astinenza, ma lo faccio per il Signore. Ho interiorizzato che adesso Dio mi sta chiedendo questo e lo faccio con molta semplicità, e se Dio un momento non me lo chiede più, non lo faccio più. Capiamo la profonda sapienza di queste parole, eh? Proviamo nella nostra preghiera personale a farci anche un pochino di esempi personali nelle cose che abbiamo vissuto. Questo è fondamentale. San Paolo conclude: perché giudichi il tuo fratello? Non starti a preoccupare di quello che fa il prossimo. Qui c'è una cosa profonda, e cerchiamo di essere intelligenti e di fare mente locale anche a quello che vediamo tutti i giorni intorno a noi. Sapete perché delle volte si giudica e con violenza quello che fa il prossimo? Cerchiamo di essere, almeno noi che dovremmo essere battezzati figli di Dio, un po' sapienti. Sapete perché? Ci si scaglia contro quello che fa il prossimo, lo si giudica, lo si mangia vivo. Perché spesso e volentieri il prossimo è la voce della nostra coscienza. Il prossimo sta facendo quello che io so che dovrei fare o che avrei dovuto fare, ma non ho avuto il coraggio o la lucidità o la forza o la convinzione necessaria per farlo.
Allora io vedo un altro che fa una cosa diversa da quella che ho fatto io, me lo mangio, che bisogno c'è? Che bisogno c'è di mangiartelo vivo? Ha fatto una scelta diversa dalla tua, perché te lo mangi vivo? Non è che forse te lo mangi vivo, chiedigli perché ti viene da mangiartelo vivo. San Paolo dice, è inutile che tu diventi, ti preoccupi di giudicare o di spezzare tuo fratello, perché noi ci presenteremo tutti al tribunale di Dio. E sarà Dio a giudicare l'operato di ciascuno. E attenzione, Dio giudicherà l'operato di ciascuno in base a quello che ciascuno avrà fatto, obbedendo o meno a ciò che il Signore gli ha fatto risuonare interiormente nel cuore. E attenzione, se poco poco qualcuno non ha seguito i suggerimenti del cuore e ha fatto altro, e il nostro Signore come atto di misericordia ti manda un fratello che appunto ti fa da specchio di coscienza, stai attento bene, guardali da giudicarlo, ma forse sarebbe il caso di ringraziarlo, perché ti sta ricordando, anche in maniera delicata, ciò che tu avresti già dovuto sapere, ma per tante motivazioni, forse perché non c'avevi la forza, forse per debolezza, forse per viltà, per codardia o per tante altre cose, non l'hai fatto. E San Paolo conclude, sta scritto, io vivo, dice il Signore, e ogni ginocchio si piegherà davanti a me, attenzione, tutti, sia quelli che hanno cominciato a farlo volontariamente adesso come dovrebbero, sia quelli che non l'hanno mai fatto e un giorno lo faranno per forza. E attenzione, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, non di quello che fanno gli altri. Dio a ciascuno di noi ci verrà a chiedere cosa hai fatto tu, non cosa ha fatto quello che ti sta vicino. Siamo sicuri che in tutte quante le nostre scelte noi in coscienza possiamo dire ho fatto veramente quello che ritenevo giusto davanti a Dio? Dopo averci pensato, ci ho pensato bene? O ho agito così, distinto, d'impulso, trasportato, influenzato, seguendo pedissequamente un'opinione pubblica o privata di molti, ma senza chi l'ha detto che quello che dicono tutti e che dicono molti è la cosa giusta da fare? Dove sta scritto? In quale Vangelo? In quale passo della Sacra Scrittura? Nella Sacra Scrittura è scritto il contrario, generalmente quello che fanno tutti difficilmente coincide con la volontà di Dio. Questo c'è scritto nella Bibbia. Ecco, ricordiamo queste parole, questo è un tempo propizio per Dio. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Cerchiamo di approfondire le nostre convinzioni personali. Asteniamoci dal giudicare le scelte e i comportamenti altrui. E chiediamoci, quando siamo troppo inclini a sparare a zero contro qualcuno, se quel qualcuno non sia la voce non ascoltata della nostra coscienza. Siamo